Ciao a tutti! A volte gli archeologi restano sbalorditi dalle loro stesse scoperte sul passato. Rimangono a fissare increduli i ritrovamenti incredibili, chiedendosi se siano davvero reali o se in qualche modo siano stati ingannati. Il senso di meraviglia che queste scoperte ispirano è una sensazione meravigliosa e speriamo di ispirare la stessa sensazione in te entro la fine di questo video. Iniziamo! Tavoletta romana antica. L'archeologia non è sempre un lavoro affascinante. Nel gennaio del 2023, gli archeologi in Francia si sono trovati a scavare attraverso un insieme di antichi pozzi e latrine a Sens. Sono felici di averlo fatto, però, perché hanno trovato una tavoletta di legno romana con tracce di lettere a inchiostro ancora visibili sulla sua superficie. Il ritrovamento è stato il migliore tra un gruppo che includeva legno, pelle, ceramiche e, per mancanza di una frase migliore, diciamo resti organici. Tutti gli artefatti provengono da un periodo compreso tra il I e il III secolo. È raro che gli artefatti di legno sopravvivano nel terreno per così tanto tempo, ma in questo caso la tavoletta di scrittura è sopravvissuta, perché il terreno era così impregnato d'acqua, un fatto che potrebbe avere qualcosa a che fare con i pozzi. Purtroppo, le lettere sull'artefatto sono così sbiadite che non possono essere lette. Questa è una scoperta recente, però, quindi è possibile che dopo i lavori di conservazione potrebbe essere possibile leggere il messaggio con l'ausilio della tecnologia. Forse è un promemoria che tutti dovrebbero lavarsi le mani dopo aver usato le latrine prima di tornare al lavoro. Il Tomio Maruyama. Il Tomio Maruyama è già uno dei tumuli funerari Kofun più famosi in Giappone e lo è stato per molto tempo. Ci sono diversi fatti accertati sulla tomba, incluso che è stata creata durante la fine del IV secolo. È il più grande di tutti i tumuli funerari Kofun in Giappone, il che spiega perché agli archeologi ci è voluto così tanto tempo per scavarlo completamente. Quando finalmente lo hanno fatto nel gennaio del 2023, si sono imbattuti in qualcosa di strano. Una persona sepolta al centro della tomba con un enorme specchio di bronzo e una spada di ferro lunga 2 metri posta sul petto. Anche il sarcofago in cui è sepolto il defunto è insolitamente grande, misurando poco più di 5 metri da cima a fondo. Grandi specchi sono stati spesso trovati all'interno delle tombe dell'élite in Cina, ma questa è la prima volta che una scoperta del genere avviene in Giappone. L'artefatto è a forma di scudo e ricoperto di motivi intrecciati. Gli esperti dicono che i motivi sono identici a uno specchio del periodo Kofun noto come il Daryukyo e quindi lo hanno chiamato lo specchio di bronzo a forma di scudo Daryumon. Non è il titolo più fantasioso, ma almeno è accurato. Asce di meteorite. La Freer Gallery of Art a Washington, negli Stati Uniti, possiede 2 artefatti incredibilmente rari che sono considerati alcuni dei migliori esempi di antiche armi di ferro meteoritico in Asia. Le asce, che sono state esposte raramente in tutto il tempo in cui sono state di proprietà della galleria, si ritiene siano state scoperte nella provincia di Henan, in Cina, nel 1934 e si pensa risalgano alla prima dinastia Chu, intorno al 1000 a.C. I ricercatori hanno potuto confermare che le asce sono state unite con il metodo della fusione, che è una tecnica ben nota utilizzata durante l'età del bronzo in Cina. La cosa più importante di esse è che entrambe le armi sono di origine meteoritica, il che è estremamente raro e aggiunge alla loro unicità. La scoperta di queste asce ha fornito preziose informazioni sui progressi tecnologici dell'antica Cina e offre anche uno sguardo su come queste culture vedevano e usavano i meteoriti nella loro vita quotidiana. Il fatto che la roccia meteoritica sia stata usata in questo modo suggerisce che queste antiche persone capissero in qualche modo che si trattava di un materiale insolito e importante, anche se non potevano assolutamente capire da dove provenisse. La pietra runica più antica della Norvegia. Associamo principalmente le pietre runiche alla Scandinavia e ai Vichinghi. Nel corso degli anni sono stati scoperti molti artefatti di pietre runiche nelle nazioni scandinave, ma c'è un significato speciale per quella che è stata segnalata per la prima volta nel gennaio 2023. Secondo gli esperti, è la pietra runica più antica mai trovata in Norvegia. Gli esperti non sono stati frettolosi nel trarre questa conclusione.
La pietra è stata scoperta per la prima volta nel 2021, ma non è stata riportata fino ad ora perché era ancora in fase di studio. Questa scoperta è stata fatta in un cimitero non lontano dal lago Tyrifjorden, che si trova a Svingerud. Solo una delle sepolture nel sito conteneva una pietra runica, ed è questa. È stata trovata in una sepoltura semplice, composta da ossa cremate all'interno di una tomba piatta circondata da carbone. Gli scienziati hanno eseguito uno studio osteologico sulle ossa e hanno determinato che il defunto è un adulto che è morto verso l'inizio del IV o V secolo. Le rune incise sulla pietra con cui è stato sepolto sono prevedibilmente primitive, ma formano la parola Idiberug. Quello era un nome di donna popolare dell'epoca e sembra confermare l'identità del defunto. Tesori nascosti dell'Olocausto. Quando i nazisti invasero la Polonia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la popolazione ebraica del paese dovette fuggire. Facendo così, spesso cercavano di nascondere i loro beni nella speranza di poter tornare un giorno per recuperarli. Tragicamente, quella era spesso una speranza vana. Nel gennaio 2023, una cassa di legno danneggiata è stata trovata sepolta nelle fondamenta di un edificio durante i lavori di ristrutturazione a Łódź. La cassa è stata portata agli archeologi, che l'hanno aperta e hanno trovato una collezione di più di 400 oggetti, alcuni dei quali sono oggetti di giudaica. Tutti gli oggetti erano accuratamente avvolti in giornali prima di essere posti nella cassa, un fatto che permette di confermare il periodo della sepoltura come ottobre 1939. Nella collezione sono inclusi menorah, Hanukkah, pezzi del Talmud, vasi sacri e oggetti più personali come bottiglie di profumo, indumenti e stoviglie d'argento. È probabile che questo rappresenti tutto ciò che la famiglia possedeva e che riteneva valesse la pena conservare, ma che non poteva portare con sé quando fuggì. Gli ebrei rimasti a Łódź, circa 150.000, furono costretti a trasferirsi in un ghetto nel nord-est di Łódź nel febbraio 1940. Antiche tombe reali. Ecco una scoperta di gennaio 2023. C'è un sito archeologico ben noto in Cina chiamato Changsha. I trova sul lato di una montagna e gli archeologi sono lì da diversi anni. Potrebbero aver appena fatto la loro più grande scoperta fino ad oggi. È un gruppo di 21 tombe a fossa verticale, da cui sono stati recuperati più di 200 artefatti. Gli esperti ritengono che le tombe abbiano circa 2000 anni e che potrebbero essere state scavate per membri di un'antica famiglia reale. In particolare, questi potrebbero essere i resti dei reali della dinastia Han occidentale. L'idea che queste persone possano essere una famiglia deriva dal fatto che sono stati sepolti così vicini tra loro, sia letteralmente che temporalmente. L'idea che possano essere reali deriva dalla qualità dei beni con cui sono stati sepolti. Un altro sito di sepoltura reale non è lontano dal sito di queste fosse appena scoperte, quindi è possibile che ci sia una connessione. La maggior parte dei beni funerari è di un tipo ben noto agli storici cinesi, ma un mistero circonda ancora un paio di reliquie di ferro decorate con talco e smalto. Città sommersa riemerge. In un evento raro, una città di 2000 anni chiamata Vilarinho da Furna è stata recentemente rivelata nella regione del Minho, in Portogallo, durante un periodo di siccità. La città è stata sommersa nel 1972 dopo la costruzione di una diga che doveva fornire energia idroelettrica alla regione. La compagnia elettrica portoghese pagò i residenti per lasciare le loro case prima di allagare le aree del fiume Omem e nel 1961 l'ultimo residente lasciò la città, lasciando le sue strutture ad aspettare l'inondazione. Secondo racconti orali, la città fu fondata dai Romani nel I secolo e fu continuamente occupata per i successivi due millenni. Tuttavia, l'inondazione pose fine a oltre 2000 anni di storia del villaggio sotto il fiume e rimase sommerso fino a quando il periodo di siccità ha esposto i resti della città. I muri, le finestre e le porte della città sono riemersi dalle profondità man mano che i livelli d'acqua della diga calavano. Un museo dedicato alla città perduta si trova nella vicina São João do Campo e sono disponibili barche con fondi trasparenti per portare i turisti sopra il villaggio in modo che i resti della città possano essere visti. Pozzo dell'età del bronzo.
Gli archeologi a Germering, in Germania, hanno fatto una scoperta fantastica nel gennaio 2023. Un pozzo dell'età del bronzo riempito con offerte rituali che si ritiene abbia oltre 3.000 anni. Il pozzo è incredibilmente ben conservato, con le sue pareti di legno ancora parzialmente umide per l'acqua sotterranea. Questo ha assicurato che i materiali organici scoperti al suo interno siano stati altrettanto ben conservati, tra cui un totale di 26 spille di bronzo per abiti, perle di ambra, due spirali di metallo, un dente di animale avvolto in metallo per farne un ciondolo e oltre 70 vasi di ceramica. La condizione dei vasi indica che sono stati abbassati con cura nell'acqua, piuttosto che lasciati cadere o gettati. Di conseguenza, si pensa che facessero parte di un'offerta agli dèi, fatta durante un periodo di siccità, quando la falda acquifera si era abbassata significativamente. Le difficoltà affrontate dai coloni all'epoca potrebbero averli spinti a sacrificare i loro beni più preziosi agli dèi, nella speranza di migliorare la loro sorte. Come parte degli scavi archeologici in corso nel sito, sono stati fatti circa 13.500 ritrovamenti di artefatti, principalmente dell'età del bronzo e dell'alto medioevo. Si prevede che alcuni di questi ritrovamenti saranno resi accessibili al pubblico entro quest'anno nel museo della città di Germering. Relitti dell'età del ferro. In Inghilterra, la National Highways Agency sta attualmente migliorando la strada A428 che attraversa il Bedfordshire. Nel processo hanno scoperto un sito pieno di reperti impregnati d'acqua dell'età del ferro. La scoperta è stata riportata per la prima volta nel gennaio 2023. È un ritrovamento notevole perché molti dei reperti sono in legno. È raro che gli artefatti di legno sopravvivano così a lungo, perché il legno sepolto nel terreno viene solitamente decomposto da batteri e microorganismi. In questo caso, il terreno è così impregnato d'acqua che l'ossigeno non poteva penetrarvi, quindi i batteri non potevano prosperare. A causa di ciò, i reperti trovati nel sito sono molto rari. Includono pozzi per la raccolta dell'acqua poco profondi, una scala di legno vecchia di 2000 anni e pannelli di graticcio fatti di rami e rametti intrecciati insieme. La ricerca su questo sito è in corso, ma gli esperti attualmente credono che polline, piante, insetti e semi possano essere stati conservati, permettendoci così di avere nuove intuizioni sulla vita in questa parte dell'Inghilterra durante l'età del ferro. Tutti gli elementi in legno saranno accuratamente rimossi e asciugati in un laboratorio in modo che possano essere studiati ulteriormente. Occhiali antichi. Quando c'è il sole, potresti considerare di indossare gli occhiali da sole per proteggere i tuoi occhi dalla luminosità della nostra stella natale. Associamo gli occhiali da sole al clima caldo, ma a volte è altrettanto importante indossarli quando fa freddo. Quando la luce solare si riflette sulla neve e sul ghiaccio, può portare alla cecità da neve. Ecco perché gli occhiali da neve sono uno strumento vitale nell'arsenale di ogni esploratore artico e sono un'invenzione più antica di quanto potresti immaginare. Questo paio di occhiali da neve Inuit è attualmente tra la collezione del Science Museum di Londra in Inghilterra. Sono fatti di cuoio grezzo e pino, con minuscole fessure nel cuoio grezzo che permettono a chi li indossa di vedere dove sta andando. Hanno anche una comoda custodia di legno per conservarli. Sarebbero ancora utili per proteggere la vista nelle regioni più nevose, il che è notevole se si considera il fatto che sono stati fatti nel 1801. La maggior parte degli occhiali da sole moderni sono articoli di moda, ma quando questi furono creati, i loro inventori erano più preoccupati per la salute e la sicurezza. Antico magazzino. Sembra che luglio 2020 sia stato un buon mese per scoperte archeologiche significative, perché in questo mese sono stati trovati manufatti in Messico e un enorme antico magazzino è stato localizzato a Gerusalemme. Gli scavi sono stati effettuati nei pressi di Arnona, all'interno dei resti di una grande struttura fatta di muri di pietra squadrata, all'interno della quale c'erano più di 100 manici di anfora, tutti con iscrizioni in antico ebraico sui loro sigilli. La maggior parte dei manici recava la scritta LMLK, un'abbreviazione che li identifica come proprietà del re, ma ci sono anche i nomi di tre città giudaiche ormai perdute.
Gli studi effettuati dal team che lavora lì indicano che il centro era in uso circa 2700 anni fa, durante il regno di Re Ezechia e Re Manasse, entrambi menzionati nell'Antico Testamento. Sembra che qualche forma di attività governativa fosse svolta nel sito, inclusa la raccolta e la determinazione delle tasse su beni come l'olio d'oliva e il vino. Le persone dovevano pagare le tasse anche allora. Una piccola collezione di figurine di argilla è stata anche scavata dal terreno, il che potrebbe indicare un uso cerimoniale pagano dell'edificio in tempi pre-biblici. Insediamento antico in grotta. La storia dell'insediamento umano nelle Americhe è diventata una questione molto dibattuta negli ultimi anni, e la scoperta fatta nel luglio 2020 in Messico ha spinto la data di arrivo degli esseri umani sulla Terra indietro di circa 15.000 anni. Non c'è dubbio che i nostri lontani antenati vivessero nella grotta di Chiquihuite, nel nord del paese, 30.000 anni fa. Hanno lasciato quasi 2.000 utensili di pietra per gli archeologi da ricordare. L'enorme quantità di strumenti, insieme ad altri manufatti trovati nel sito, ha spinto gli storici a paragonare la grotta a una sorta di hotel preistorico, dove un gran numero di esseri umani viveva insieme per brevi periodi di tempo. Tuttavia, questa è una cattiva notizia per la teoria esistente, secondo cui i Clovis erano la prima civiltà organizzata nelle Americhe. Chiunque fossero queste persone della grotta, avevano battuto i Clovis di diversi millenni. In effetti, quando i Clovis arrivarono, è probabile che questa misteriosa civiltà fosse già scomparsa da tempo. Il sito della grotta è difficile da raggiungere, ma offre una vista panoramica dell'area circostante. Questo l'avrebbe resa ideale come una primitiva fortezza difensiva. Il multiculturalismo delle grotte di Ellora. Più scopriamo sulle grotte di Ellora a Virul in India, più diventano straordinarie. Pensiamo al multiculturalismo come a un concetto relativamente moderno, ma le grotte forniscono sempre più prove che adoratori di molte fedi diverse vivevano e lavoravano felicemente fianco a fianco già nel VI secolo e vi rimasero per un minimo di 400 anni. Ci sono 34 diversi monumenti splendidamente scolpiti in e intorno alle grotte, inclusi edifici religiosi e decorazioni appartenenti alle fedi buddista, induista e jainista. Un progetto di costruzione così grande probabilmente non sarebbe nemmeno considerato oggi. È troppo grande e il costo sarebbe astronomico. Sommando tutto, gli elementi artificiali del sistema coprono un'area di oltre un chilometro quadrato. Questo è un esempio incredibile di esseri umani che lavorano insieme nonostante le loro differenze in tempi antichi e forse uno da cui possiamo ancora imparare oggi. Nonostante tutto ciò che siamo riusciti a vedere dal sito, dobbiamo ancora scoprire chi ha iniziato il lavoro qui o perché sembra essere stato abbandonato spontaneamente dopo tanti anni di utilizzo. Nave delle origini. Nel 2023 gli archeologi hanno fatto una scoperta straordinaria che ha sfidato tutte le nozioni di storia e scienza. Chiamata Nave delle origini, la struttura colossale, semisepolta nelle sabbie dorate, sembrava uscita direttamente da un racconto di fantascienza. La Nave delle origini, che misurava circa 50 metri di diametro, era composta da un materiale sconosciuto, resistente al tempo e agli agenti atmosferici. La sua superficie era coperta di simboli e iscrizioni che non appartenevano a nessun alfabeto o lingua terrestre conosciuta. Gli scienziati hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di una forma di scrittura extraterrestre, qualcosa che l'umanità non aveva mai visto prima. La posizione remota e inaccessibile della nave ha sollevato numerose domande su come e perché fosse lì. Alcuni teorici hanno suggerito che la nave potrebbe essere caduta migliaia di anni fa, mentre altri credevano che potesse essere stata lasciata intenzionalmente come una sorta di punto di contatto per le civiltà future. L'interno della nave, ancora inesplorato a causa della complessità della sua apertura, alimentava speculazioni e teorie. Attrezzature avanzate hanno rilevato segnali di energia deboli ma costanti provenienti dal nucleo della nave, suggerendo che, in qualche modo, fosse ancora attiva. La scoperta della nave delle origini ha portato nuova linfa alla ricerca di vita extraterrestre, unendo scienziati, storici e appassionati di tutto il mondo in uno sforzo congiunto per svelare i misteri di questo incredibile ritrovamento.
Con ogni nuova rivelazione, l'umanità si avvicinava sempre di più a comprendere l'universo vasto e enigmatico che abitiamo. Vorremmo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Scoperta di perle antiche. Abu Dhabi è piena di gioielli e pietre preziose oggigiorno, ma la maggior parte di essi appartiene alle persone estremamente ricche che vivono lì. La presenza di pietre preziose sul territorio non è però una novità. Infatti, nell'ottobre 2019 è stata trovata sull'isola di Marawa, appena al largo della costa di Abu Dhabi, la perla più antica del mondo. La piccola perla, leggermente rosa, è stata datata a circa 8.000 anni fa ed è stata presa dagli storici come prova che le pietre preziose venivano scambiate come merci di valore anche in tempi neolitici. Sembra che i nostri antichi antenati fossero entusiasti degli accessori eleganti tanto quanto lo siamo noi oggi. È probabile che le pietre fossero usate come gioielli, ma probabilmente venivano anche usate come merci per scambiare ceramiche e altri beni dalla Mesopotamia. La perla è il ritrovamento più significativo fatto finora nel sito, ma l'isola di Marawa ha recentemente rivelato anche una serie di perline di conchiglia, punte di freccia fatte di selce e molte belle ceramiche. Tutti i beni sono stati recentemente esposti come parte della mostra 10.000 Years of Luxury nel Louvre di Abu Dhabi. Antichi sacrifici di animali domestici. Nessuno sa con certezza da quanto tempo gli esseri umani tengono animali come animali domestici, ma una recente serie di scoperte in Egitto conferma che la pratica va avanti da almeno 5.000 anni. Purtroppo, sembra che gli animali domestici dell'epoca non vivessero sempre vite felici. I resti di molti animali esotici sono stati trovati vicino a Hierakonpolis, un antico sito cerimoniale egiziano, ed è probabile che siano stati sepolti vicino ai loro proprietari dopo la loro morte. Sulla base delle ferite e dei segni sui resti degli animali, che includono ippopotami, coccodrilli, babuini e persino elefanti, sembra che siano stati probabilmente sacrificati dopo la morte del loro proprietario, affinché potessero unirsi a loro nell'aldilà. Ancora più macabramente, alcune delle ossa mostrano i segni distintivi di ferite avvenute molto prima della morte, il che suggerisce, non sorprendentemente, che tenere un ippopotamo sotto controllo in un ambiente domestico fosse a volte un'occupazione violenta. Tenere un animale esotico era considerato un simbolo di status nell'antico Egitto, allo stesso modo in cui possedere un'auto costosa lo sarebbe oggi. Archeologia assistita dai cani. Come sa molto bene la polizia, si può addestrare un cane a cercare quasi qualsiasi cosa usando il suo incredibile senso dell'olfatto. Gli archeologi che lavorano in Croazia lo scorso anno hanno persino dimostrato che, con abbastanza tempo e sforzo, un cane può essere addestrato a fiutare una tomba dell'età del ferro. Il team di ricerca assistito dai cani ha cercato insediamenti dell'età del ferro nelle montagne Velebit del paese, ottenendo ottimi risultati quando i loro amici canini li hanno portati a una serie di casse funerarie contenenti resti umani ed effetti personali. Si pensa che le casse funerarie facciano parte di un'antica necropoli vicina a un ex forte, che risale a quasi 3.000 anni fa. Curiosamente, le casse non contengono i resti scheletrici completi dei defunti. Invece, contengono ossa più piccole, come quelle delle dita o dei piedi. Gli scienziati non sanno cosa facessero le persone dell'epoca con il resto dei corpi dei loro cari o perché queste ossa particolari fossero selezionate per la sepoltura cerimoniale. Purtroppo, questa è una domanda a cui i cani non possono rispondere. La medicina macabra del Medioevo. La nostra prossima scoperta è macabra e racconta una triste storia sulla medicina in Europa durante il Medioevo. Nel marzo 1919, lo scheletro di una donna del VII secolo è stato trovato a Bologna in Italia. Era stata sepolta in una tradizionale bara di mattoni con il volto rivolto verso l'alto, ma ulteriori indagini hanno rivelato un foro nel cranio e disturbante, i resti scheletrici di un feto sotto il bacino. Ulteriori esami hanno rivelato che aveva circa 30 anni quando è morta e il feto aveva circa 38 settimane.
Il foro nel suo cranio è probabilmente dovuto a una trepanazione, che sarebbe stata intesa ad aiutarla a far fronte al disturbo medico di cui soffriva durante la gravidanza. Per quanto ben intenzionato potesse essere il processo, è altamente possibile che sia stato responsabile della sua morte. Quanto ai resti del feto, ci sono solo due possibilità. Una è che si sia trattato di un parto nella bara, dove i gas accumulati all'interno del corpo in decomposizione espellono un feto incompleto dopo la morte. L'altra è che non fosse così morta come sembrava quando è stata sepolta. Meglio non pensare troppo a questa seconda opzione. Sepolture di Sungir. Una scoperta notevole in Russia nel 2018 ha gettato nuova luce su come le persone con disabilità fisiche venivano trattate nel paese migliaia di anni fa, e potrebbe sorprenderti sapere che venivano trattate molto bene. In effetti, basandosi sul numero di ricchezze e ornamenti scoperti con i due ragazzi, potrebbe essere che 34.000 anni fa le persone con deformità fisiche visibili fossero considerate come dei. I bambini sono stati sepolti circondati da corna di cervo, opere d'arte, perline di avorio e lance, molti più beni funerari di quelli trovati nelle tombe degli adulti intorno a loro nel sito delle sepolture di Sungir. In epoca paleolitica, questi oggetti sarebbero stati considerati ricchezze incommensurabili. L'analisi degli scheletri mostra che uno dei ragazzi sarebbe stato insolitamente basso e curvo, e l'altro quasi sicuramente costretto a letto per tutta la vita. I due ragazzi avrebbero avuto tra i 10 e i 12 anni quando sono morti. Curiosamente, ciascuno di loro aveva un osso di polpaccio umano posto sul petto quando sono stati sepolti. La ragione dietro questa strana pratica probabilmente non sarà mai compresa. Stanza nascosta della Sfinge. A volte, scoperte archeologiche straordinarie si nascondono in bella vista. Il Palazzo di Nerone a Roma, noto come Domus Aurea o la Casa d'Oro, è un edificio famoso e tuttavia nel 2019 si è scoperto che conteneva profondità nascoste. L'opera di restauro in corso ha rivelato l'esistenza di un'altra grande stanza sotto tutte le camere precedentemente identificate e al suo interno opere d'arte rimaste intatte dal primo secolo. La nuova camera è stata chiamata la Stanza della Sfinge a causa del grande dipinto di una sfinge sulle sue pareti, ma ci sono anche rappresentazioni di centauri, pantere, altri animali e figure umane dipinte lì, la maggior parte delle quali in sorprendenti sfumature di ocra e rosso. Anche il dio romano Pan appare sui murali, facendo musica per far ballare tutti i centauri. Un motivo per cui la stanza potrebbe essere rimasta nascosta fino ad ora è che il palazzo è stato in gran parte riempito di terra e detriti dopo la morte di Nerone. L'imperatore era impopolare tra il suo stesso popolo durante la sua vita e una volta morto furono fatti tentativi per vandalizzare e distruggere molti degli edifici che aveva creato. Necropoli di Asasif. Ora andiamo in Egitto, dove una delle scoperte più sorprendenti dell'antico Egitto degli ultimi anni è stata fatta nell'ottobre 2019, quando non meno di 20 antichi sarcofagi di legno sono stati trovati nella necropoli di Asasif, che un tempo faceva parte della potente città egiziana di Tebe. I sarcofagi, che sono stati trovati impilati in due strati disposti con cura, sono notevoli per due ragioni. In primo luogo, sono in condizioni straordinarie considerando il fatto che hanno circa 3.500 anni e in secondo luogo possiedono ancora la maggior parte della loro colorazione originale. All'interno, le mummie dei defunti erano perfettamente conservate. A giudicare dalle iscrizioni sui lati dei sarcofagi, sembra che questo fosse un luogo di sepoltura per sacerdoti defunti, il che spiega perché sono stati sepolti con un certo grado di cerimonia e rispetto. Questa è la prima scoperta su larga scala di bare nel paese dalla fine del XIX secolo e solleva la possibilità che ci possa essere ancora di più da trovare nel paese, nonostante il fatto che sia uno dei luoghi più scavati ed esplorati del pianeta. Anche 30 diversi laboratori di ceramica sono stati trovati nelle vicinanze, sebbene finora ci sia una curiosa mancanza di templi in cui i sacerdoti potessero lavorare. Sepoltura di Luis de Quengo.
Se sei innamorato, potresti portare con te un ricordo che ti ricorda quella persona speciale nella tua vita in ogni momento. Un esempio tipico potrebbe essere un ciondolo a forma di cuore che indossi intorno al collo. Conosciamo una nobile francese antica che ha fatto un passo avanti con questa idea. Quando Louise de Quengo morì nel 1656, all'età di 65 anni, fu sepolta con le sue scarpe di cuoio e il suo mantello preferito in una tomba ben segnata. Un paio di anni fa, quando fu riesumata, gli scienziati scoprirono che non era tutto ciò con cui era stata sepolta. Nella sua bara, posta sul petto, c'era una piccola scatola a forma di cuore. All'interno di quella scatola c'era il cuore di suo marito, morto 7 anni prima di Louise. Gli organi delle persone importanti o influenti erano noti per essere stati rimossi postumamente in Francia a quel tempo, ma questa è la prima volta che abbiamo trovato prove di un cuore umano sepolto con un coniuge. Il resto del marito di Louise, Toussaint de Perrien, è sepolto a più di 160 km dalla tomba di Louise. Supponiamo che questo sia romantico, anche se un po' macabro. Rete nascosta di Stonehenge. Stonehenge, il famoso cerchio di pietre a Wiltshire, in Inghilterra, è conosciuto in tutto il mondo come un importante sito archeologico preistorico. Sappiamo che è stato costruito circa 5.000 anni fa, ma non abbiamo idea di quale fosse il suo utilizzo. Alcune persone insistono che sia un calendario astronomico, mentre altri dicono che fosse un luogo di culto pagano. Forse era entrambe le cose allo stesso tempo, o forse abbiamo posto la domanda sbagliata. Un recente sondaggio radar del sito ha rivelato che Stonehenge non è solo nel suo campo di Wiltshire. È circondato da una collezione di centinaia di diversi pozzi preistorici e strutture megalitiche che sono invisibili a occhio nudo, ma hanno lasciato tracce nel terreno. I pozzi prendono la forma di un cerchio largo quasi 3 km, che comprende non solo Stonehenge, ma anche i Durrington Walls Henge e Woodhenge. Invece di essere un'area di interesse individuale, Stonehenge potrebbe essere stato un punto focale importante in una rete molto più estesa di strutture che possono essere comprese solo quando viste insieme. Non conosciamo ancora il significato del tutto, ma ora potremmo finalmente essere più vicini a scoprire il suo vero scopo. Edificio funerario. Andiamo in Egitto, dove è stato trovato un grande edificio funerario nella città di Fayyum. Questo edificio risale ai periodi tolemaico e romano dell'antico Egitto. La scoperta è stata confermata il 1 dicembre 2022 dagli archeologi presso il sito archeologico di Garza a Fayyum. Fayyum esiste dai tempi dell'antico regno e fu inizialmente stabilita come centro religioso per un culto che adorava la divinità dalla testa di coccodrillo, Sobek. Il nuovo edificio funerario scoperto è fatto di blocchi di pietra e contiene dozzine di camere funerarie scavate nella roccia. Ancora più impressionante, ha anche un grande pavimento centrale decorato con malta di calce e coperto da piastrelle colorate, facendolo sembrare un po' come una scacchiera. La maggior parte delle camere funerarie sono occupate e molte contengono bare di legno dipinte con raffigurazioni dei defunti. Dipinti di bare di questo tipo sono quasi unici in questa parte dell'Egitto, motivo per cui sono conosciuti come ritratti di Fayyum. Questi sono i primi ritratti di mummie trovati a Fayyum dal 1911. Stranamente, una delle bare è stata trovata a contenere una statua di terracotta della dea Iside anziché resti umani. Archeologi e storici non sono ancora sicuri di cosa pensarne. Capolavoro dell'oreficeria Silla. Il popolo della dinastia Silla, che una volta esisteva nella penisola coreana, erano maestri orafi. Nel corso degli anni abbiamo trovato innumerevoli manufatti che testimoniano questo fatto, ma eccone un altro. È una foglia d'oro puro intricatamente scolpita e risale all'VIII secolo. Il manufatto è stato trovato nel palazzo Dongung a Gyeongju nel 2016, ma non è stato esposto al pubblico fino alla fine del 2022. Questo a causa del lungo processo di restauro e riparazione che ha dovuto subire. Il minuscolo oggetto è stato trovato in due pezzi accartocciati e coperti di sporco. I dettagli incisi sulla superficie della foglia d'oro non erano visibili fino a 12 mesi dopo l'inizio del processo di pulizia. Solo per spiegare i pezzi ci sono voluti 6 mesi. L'oro è puro al 99,9%.
Questo grado di purezza sarebbe eccezionalmente raro nella Corea dell'VIII secolo. La purezza media dell'oro trovato nelle tombe Silla è inferiore al 90%. Le incisioni sulla superficie del pezzo rappresentano un fiore in fiore con due uccelli su entrambi i lati, inclusi dettagliati piumaggi. Gli artigiani moderni che hanno studiato il pezzo dicono che non sarebbero in grado di riprodurlo con la tecnologia moderna. Non abbiamo idea di come abbiano fatto i Silla. Murale in Waka Pintada. Ci sono moltissimi antichi murales e monumenti in Perù, ma il problema è che i saccheggiatori ne sono consapevoli quanto gli archeologi. Si temeva che un unico murale preispanico a Lambayeque fosse stato distrutto dai saccheggiatori più di un secolo fa, ma non era stato distrutto. È solo che le persone che lo trovarono inizialmente fecero un pessimo lavoro nel registrare la sua posizione. Nel novembre 2022 il murale a lungo perduto è stato riscoperto, ancora chiaramente visibile sul muro del tempio su cui fu dipinto 1000 anni fa. Questa area è fitta di vegetazione, quindi l'esplorazione è difficile. È facile capire come coloro che la esplorano possano diventare incerti sulla loro posizione o sulla posizione delle cose che trovano. Il tempio si chiama Waka Pintada e fu fotografato per la prima volta da Heinrich Brüning all'inizio del XX secolo. I saccheggiatori causarono danni estesi ai monumenti antichi nella zona durante il 1916 e si temeva che Waka Pintada fosse uno di essi perché non si riusciva a trovarlo successivamente. Come si è scoperto, era nascosto su proprietà privata, accuratamente protetto da proprietari che non sono soliti permettere ai visitatori di entrare. Figurina di argilla dell'età del ferro. Prossima è una figurina di argilla trovata in Baviera, in Germania, nel luglio 2022. È un manufatto dall'aspetto piuttosto rustico, ma gli storici pensano che potrebbe essere una rappresentazione di una dea dell'acqua preistorica. La migliore ipotesi degli esperti è che sia stata realizzata tra 2500 e 2800 anni fa, il che significa che è un reperto dell'età del ferro. Questo coincide con il fatto che è stata trovata vicino ai resti di un insediamento del periodo di Hallstatt, vicino alle basse terre di Unkenbach. La cultura di Hallstatt dominò questa parte dell'Europa occidentale, iniziando nell'età del bronzo tardo e durando fino all'inizio dell'età del ferro. Sebbene la figurina sembri in cattive condizioni, non mostra segni del tipo di arrotondamento che ci si aspetterebbe dall'azione idraulica. Ciò suggerisce che fu depositata nel canalone in cui è stata trovata deliberatamente, rendendo altamente probabile che fosse un'offerta votiva e suggerendo ulteriormente l'idea che possa essere collegata a una dea dell'acqua. Il canalone sarebbe stato un luogo sacro per offerte rituali come queste. Questa potrebbe essere un'abitudine che il popolo della cultura di Hallstatt ha preso dalle culture che vivevano intorno al Mar Nero, che hanno iniziato a fare figure come questa 5000 anni fa. Spuntini romani. Quando gli antichi romani andavano a vedere un evento al Colosseo di Roma, potevano ritrovarsi lì per molto tempo. Tutti i tipi di eventi si tenevano all'interno del Colosseo, inclusi, ma non limitati a esecuzioni, rievocazioni di battaglie, eventi sportivi, spettacoli teatrali e combattimenti tra gladiatori. Alcuni di questi eventi duravano più a lungo di altri. Ecco perché aveva sempre senso portare con sé qualche spuntino, e alcuni degli spuntini che i romani portavano sono ancora lì oggi. Gli archeologi hanno confermato nel novembre 2022 di aver trovato frammenti di more, ciliegie, fichi, uva e noci nel sistema di drenaggio del Colosseo, che è stato recentemente esplorato da robot guidati da fili. Circa 70 metri di canali di scolo sono bloccati, come lo sono stati per gli ultimi secoli. La missione archeologica attuale mira a rimuovere l'ostruzione, sperando di scoprire diverse cose affascinanti nel processo. Sembra certamente che gli spuntini di cui i romani si concedevano fossero molto più sani rispetto agli spuntini che portiamo oggi nelle arene sportive. Monete dell'epoca del regno di Marco Aurelio nel II secolo sono state anch'esse estratte dai canali di scolo. Tombe medievali. Ecco una scoperta che proviene da un sito ancora in fase di scavo.
Nel novembre 2022 gli archeologi hanno setacciato un'area di Klein Basel, vicino a Basilea in Svizzera, in vista dei lavori pianificati per la posa delle tubature. Quando lo hanno fatto, hanno scoperto ben 15 tombe risalenti all'era medievale. Le tombe erano intatte fino a quando il team le ha trovate, quindi contenevano ancora i loro corredi funebri originali. È così che è stata trovata questa bellissima spilla d'oro. Secondo il team responsabile della scoperta, una volta sarebbe stata utilizzata come fermaglio per una veste e tecnicamente dovrebbe essere chiamata fibula. Gli scienziati possono dirci che la donna che occupava la tomba in cui è stata trovata aveva circa 20 anni quando è stata sepolta e che visse durante il VII secolo. Quando la spilla era nuova, era decorata con granati incastonati e vetro in varie sfumature di blu e verde. Molti degli incastonamenti sono ora mancanti, ma il fatto che ci fossero suggerisce che fosse una donna di elevato status sociale. Tesoro di monete. La nostra prossima scoperta di manufatti riguarda le monete ed è una scoperta molto grande. Questa non è solo una delle più grandi e significative scoperte di monete mai fatte in Spagna, è una delle più grandi nella storia del mondo intero. La valuta è stata trovata nella città spagnola di Tomares mentre i lavoratori scavavano trincee per l'installazione di nuovi cavi elettrici nella zona. Le loro macchine hanno rotto una vecchia giara di argilla che ha immediatamente iniziato a versare monete. Gli archeologi sono stati convocati sulla scena e quando sono arrivati hanno scoperto altre 18 anfore, tutte piene di monete romane del IV secolo. Il peso combinato di tutte le monete supera i 1500 kg. Sono in condizioni così straordinarie che gli storici credono siano fleur de coin, un'espressione che significa che non sono mai state in circolazione generale. Questo indica che probabilmente erano riservate per uno scopo speciale. La spiegazione più probabile è che fossero un grande pagamento fiscale raccolto dall'Impero Romano o un fondo militare destinato al pagamento dei soldati. Alfabeto Ogham. Ci sono tre cose che sappiamo per certo sui Pitti, oltre al fatto che vivevano in Scozia oltre 1500 anni fa. La prima è che dipingevano i loro volti per le battaglie, da cui deriva il loro nome. Fu dato loro dai Romani, che li consideravano selvaggi, ma erano anche estremamente cauti nei loro confronti. La seconda è che amavano fare monumenti in pietra. Oltre a ciò, quasi tutto è congettura. Pietre pittiche o lastre pittiche sono scoperte abbastanza comuni in Scozia, ma esempi come quello riportato all'inizio di novembre 2022 sono molto più rari. La pietra, che è stata trovata vicino a Dun nel Perthshire, è ricoperta di antiche iscrizioni che potrebbero rappresentare l'intero alfabeto pittico. L'alfabeto è chiamato Ogham, ma non è mai stato visto per intero prima e non è mai stato accuratamente tradotto. Se gli esperti hanno ragione riguardo alla sua presenza nella sua interezza su questa lastra, che presenta anche raffigurazioni di animali e uccelli, rappresenta la nostra migliore occasione di risolvere il problema della traduzione e finalmente capire cosa avevano da dire gli antichi Pitti. Tesoro di argento dei Vichinghi. Un grande e significativo bottino di argento intatto è stato recentemente scoperto all'interno dell'antico insediamento vichingo di Teby in Svezia. La collezione è composta da monete e gioielli d'argento, tutti in condizioni perfette. È stata trovata sotto il pavimento di legno di una casa dell'era vichinga, dove è stata nascosta deliberatamente circa 1000 anni fa. Gli 8 torques intrecciati del collo nella collezione sono in condizioni eccezionalmente buone, ma i 2 bracciali, le 12 monete, il set di perline e l'unico anello d'argento sono tutti in condizioni migliori della media per ritrovamenti di questo tipo. Tutte le monete hanno perforazioni, suggerendo che potessero essere state indossate come pendenti. Non tutte le monete sono vichinghe. Ci sono esemplari individuali dalla Baviera, dalla Boemia e dall'Inghilterra, riflettendo l'ampiezza e la portata della rete commerciale vichinga. Un'altra di queste, coniata a Rouen in Francia durante il X secolo, è l'unico esemplare del suo genere mai trovato. La moneta è conosciuta solo grazie a disegni che esistono in un libro del XVIII secolo. Antico centro commerciale bizantino.
È una caratteristica delle città moderne avere centri commerciali e di ristorazione. Potrebbe sorprenderti sapere che tali strutture erano anche al cuore delle città antiche. Nell'ottobre 2022, gli archeologi hanno trovato i resti di un enorme centro commerciale e di ristorazione dell'era bizantina nella città antica di Efeso, in Turchia. Senza dubbio sarebbe stato il fulcro della città fino a quando non fu distrutto da un enorme incendio intorno all'anno 615. Sebbene l'incendio sia stato una tragedia, il grosso strato di cenere e detriti che ha creato ha aiutato a preservare i livelli inferiori del centro, inclusi numerosi negozi, ristoranti e bar. L'incendio non ha posto fine alla vita a Efeso, che è rimasta popolata fino a quando non è stata incorporata nell'Impero Ottomano nel 1425, dopodiché è stata abbandonata. Ci sono stati scavi archeologici in corso nel sito per oltre un secolo. Finora sono stati scoperti oltre 550 metri di centro commerciale. Questo include un magazzino, un negozio di cucina e un altro negozio che vendeva lampade di terracotta e souvenir di pellegrinaggi cristiani. Il primo martello di Thor. Continuiamo con una scoperta avvenuta a Visby, nella provincia di Halland in Svezia, nell'ottobre 2022. È una piccola scoperta dell'era vichinga che ha molto entusiasmato gli storici della regione. Questo piccolo amuleto di piombo a forma di martello di Thor si crede risalga al XII secolo ed è il primo manufatto del suo genere mai scoperto a Halland. La scoperta è stata fatta per caso, durante lo sviluppo di un sito per la costruzione di abitazioni. Il martello è lungo poco più di un pollice, ma è sorprendentemente dettagliato e può essere facilmente identificato come Mjolnir, il leggendario martello del grande dio Thor. C'è un foro nel manico del manufatto dove potrebbe essere infilato un filo, permettendo all'amuleto di essere indossato intorno al collo del suo proprietario. Le persone che indossavano questi amuleti durante l'era vichinga lo facevano nella convinzione che avessero poteri magici che avrebbero aiutato a scongiurare gli effetti del male. Circa 1000 di questi amuleti sono stati trovati dagli archeologi, ma spesso vengono trovati in luoghi come il Regno Unito, la Russia e in tutta la regione baltica, piuttosto che in Svezia. Questo particolare amuleto è significativo perché proviene da un'epoca in cui i vichinghi stavano iniziando a convertirsi al cristianesimo. Chiunque possedesse l'amuleto non era ancora pronto a lasciare andare i loro vecchi dei. Pomolo di spada d'oro. Quando i cercatori di metalli vanno a cercare, sognano di trovare qualcosa fatto di oro massiccio. Tali scoperte sono incredibilmente rare, ma eccone una che è avvenuta di recente a Blair Drummond in Scozia. È un pomolo di spada in oro massiccio ed è stato recentemente acquisito dai National Museum Scotland dal cercatore che lo ha trovato nel 2019. Gli esperti del museo dicono che il manufatto ha circa 1300 anni e una volta si trovava in cima al manico di una spada. Lavorazioni in oro di questo periodo sono eccezionalmente rare in Europa e in Inghilterra sono praticamente sconosciute. La qualità della maestria che è entrata nella realizzazione del pezzo è suprema, il che spiega in parte perché il museo ha valutato il piccolo oggetto a 35.000 euro. Oltre ad essere in oro, il pomolo è incrostato di granati. I motivi intricati nell'oro presentano raffigurazioni di motivi religiosi e creature mitiche, mescolando elementi dell'Inghilterra anglosassone e l'immaginario dei regni scozzesi dell'inizio del Medioevo. Questo è lo stile artistico insulare reso famoso dai manoscritti noti come i Vangeli di Lindisfarne, ma è raro vederlo su un oggetto solido piuttosto che su un'illustrazione. Scoperte ad Akrotiri. Una serie di scoperte affascinanti sono state fatte recentemente sull'isola greca di Santorini in un sito noto come Akrotiri. All'inizio del 2019, gli archeologi hanno scavato quello che credevano essere un antico edificio pubblico noto come la Casa delle Panche. Il sito è già stato parzialmente esplorato in passato, portando alla scoperta dello stambecco d'oro che ora si trova esposto nel Museo della Preistoria di Tira. Le scoperte più recenti includono una figurina di marmo di una femmina proto-cicladica, insieme a una serie di giare con collo, una fiala di marmo e un vaso fatto di alabastro.
Gli esperti stanno attualmente lavorando sull'idea che l'area potrebbe essere stata un punto focale per atti rituali in tempi antichi, un'idea supportata dai numerosi ricchi murales che decorano la parete meridionale dell'edificio. Man mano che vengono effettuati ulteriori studi nell'area, archeologi e storici sperano di ottenere una maggiore comprensione della cultura e possibilmente anche delle credenze religiose della società egea preistorica che una volta viveva qui e ha stabilito la prima società di Tera. Scheletro di Bacilosaurus. A una prima ispezione si potrebbe presumere che questo scheletro trovato nel deserto di Wadi al-Hitan in Egitto fosse di un dinosauro. È comprensibile, ma anche sbagliato. Stai guardando effettivamente i resti di un Bacilosaurus, che è un antenato preistorico della balena moderna. Un deserto è un luogo strano per trovare i resti di una balena, e ciò che lo rende ancora più strano è il fatto che tecnicamente non è dovuto essere scoperto o scavato affatto. I resti hanno lentamente spinto la loro strada attraverso la sabbia del deserto nel corso di milioni di anni fino a quando sono diventati completamente visibili 3 anni fa. Per aggiungere alla unicità di questa incredibile scoperta, è l'unico scheletro completo di Bacilosaurus mai trovato sulla Terra e quindi permette agli esperti di raggiungere nuove conclusioni sull'antica creatura. Prima di questa scoperta, non avevano idea che potessero crescere fino a 15 metri di lunghezza. Quando la creatura era viva, questa parte del mondo faceva parte di un oceano. Numerosi fossili di antica vita marina sono stati trovati nella zona e probabilmente ne verranno trovati altri in futuro. Aristocratico e schiavo a Pompei. Il famoso sito di Pompei in Italia, sepolto da un vulcano e congelato nel tempo quasi 2000 anni fa, fu scoperto per la prima volta quasi 250 anni fa. I lavori di scavo nel sito sono ancora in corso oggi e nuove scoperte vengono fatte continuamente. La scoperta più notevole recente nel sito sono due uomini che sembrano essere periti insieme quando il vulcano colpì la città e, se gli esperti hanno ragione, erano un aristocratico e il suo schiavo. La stanza in cui si trovavano fu completamente distrutta quando la loro casa crollò su di loro, ma i loro resti furono preservati dai flussi piroclastici che scorrevano sotto le macerie. Si pensa che siano stati vittime del secondo di tali flussi che colpì l'area, il che significa che ebbero la fortuna di sopravvivere all'eruzione iniziale, ma non ebbero il buon senso di fuggire dall'area prima che arrivasse la seconda ondata di distruzione. Il più anziano delle due vittime aveva circa 40 anni al momento del disastro, mentre l'altro è nei suoi ultimi anni dell'adolescenza o nei primi anni dei 20 e ha vertebre danneggiate, segno che svolgeva lavori manuali pesanti durante la sua vita, da cui è stata formulata la teoria che fosse uno schiavo. Scheletro di balena antica. Paleontologi e storici si sono divertiti molto in Thailandia nel novembre 2020 quando si sono imbattuti nello scheletro perfettamente conservato di una balena lunga 12 metri vicino alla costa di Samut Sakhon, dove ha atteso di essere scoperta per oltre 5.000 anni. Studi iniziali sui resti della balena hanno confermato che si tratta di una balenottera di Bride, una specie di colossali creature che esistono ancora oggi. Lo scheletro fossilizzato è stato trovato a circa 12 km dalla costa, dimostrando che il mare una volta si estendeva più verso l'interno di quanto faccia oggi. Questo è probabilmente dovuto all'attività tettonica nella regione negli ultimi millenni, che si pensa abbia sollevato l'area di 4 metri sopra il livello del mare da quando la balena è perita. Poiché la creatura appartiene a una specie ancora viva oggi, questi resti offrono agli scienziati l'opportunità di confrontare e contrapporre le balene di Bride moderne con i loro antichi antenati, cercando di trovare differenze nel modo in cui vivono oggi rispetto a come si comportavano migliaia di anni fa. Nel processo, questi studi potrebbero fare nuova luce sulle condizioni geologiche e paleontologiche dell'area durante i tempi antichi. Antico cimitero islamico. Mentre gli archeologi fanno tutto il possibile per trovare antichi cimiteri, templi, edifici e altri siti di interesse, a volte è più facile per persone che lavorano in altre professioni fare queste scoperte.
I lavori stradali spesso portano a risultati inaspettati, per esempio, e la veridicità di questa affermazione è stata dimostrata ancora una volta quando un antico cimitero islamico è stato scoperto durante la costruzione di una strada a Saragozza, in Spagna, nel novembre 2020. Il sito di sepoltura, che si crede essere il più antico del suo genere nel nord della Spagna, è enorme. I resti di oltre 4.500 persone sono sepolti lì e probabilmente sono lì dai tempi della conquista musulmana della penisola iberica durante l'VIII secolo. Finora sono state scavate solo 400 tombe, quindi gli esperti hanno chiaramente molto lavoro da fare per estrarre tutte le informazioni possibili dal sito prima che diventi necessario riprendere il progetto di costruzione della strada. Gli scienziati intendono eseguire analisi del DNA sui resti nel tentativo di scoprire di più sulla provenienza di queste persone e nel processo sperano di scoprire di più su come l'Islam si sia diffuso in Spagna dopo la conquista. Scoperta della Venere di 17.000 anni. Quando è stata annunciata la scoperta di una statua di Venere di 17.000 anni in Romania nel giugno 2020, inizialmente ha suscitato un'ondata di eccitazione tra archeologi e storici. Quell'eccitazione si è poi trasformata in sospetto, poiché la scoperta è stata fatta da archeologi amatoriali piuttosto che da professionisti a Piatra Neamț, nel nord-est del paese, è stata accusata di essere un falso. Attualmente è esposta al Museo dell'Evoluzione Umana e della Tecnologia, ma ciò potrebbe cambiare se le accuse di frode dovessero essere provate. D'altra parte, se può essere dimostrato che è un manufatto genuino, sarà confermata come la prima scultura in stile Venere mai trovata in Romania. Gli archeologi che affermano di aver fatto la scoperta sottolineano che l'età della scultura è stata verificata tramite datazione al radiocarbonio, ma gli scettici sottolineano che apparentemente la scultura è stata trovata, rimossa dal sito e poi rimessa il giorno successivo in modo che le fotografie del momento della scoperta potessero essere messe in scena. Insistono sul fatto che spostare la statua ha compromesso la sua provenienza archeologica e quindi non dovrebbe essere considerata attendibile. A noi sembra piuttosto reale. Cosa ne pensi? Statua di bronzo senza testa. Quando un team di pescatori turchi lanciò le reti nelle acque di Marmaris nel novembre 2020, capirono immediatamente che qualunque cosa avessero catturato non era pesce. Era troppo pesante. Tirando il loro equipaggiamento sulla barca, rimasero stupefatti nel vedere che avevano catturato un'enorme statua senza testa. Informarono immediatamente la guardia costiera, che a sua volta contattò gli esperti del Museo di Marmaris per dare un'occhiata più da vicino. Confermarono che la statua massiccia, che pesa quasi 400 kg, è fatta di bronzo massiccio e sembra essere una copia perfetta della famosa Lady of Kalymnos, che si trova nel Museo archeologico di Kalymnos in Grecia. Se assumiamo che sia stata realizzata nello stesso periodo dell'originale scultura ellenistica, ha almeno 2200 anni. Coincidentalmente, la prima statua della Lady of Kalymnos fu anch'essa trovata per caso nel mare nel 1994. Ora sembra che entrambe le statue siano state gettate nell'acqua deliberatamente. Frustrantemente, potremmo non scoprire mai perché è successo o perché la seconda statua ha avuto la testa rimossa. Pozzo Sacro Antico. Siamo tutti familiari con il concetto di acqua santa. Gli esseri umani credono che l'acqua possa purificare lo spirito, oltre che il corpo da migliaia di anni, e in alcuni casi anche guarire i malati. Ecco un esempio di questa credenza in azione in un sito in Bulgaria. Si tratta di un pozzo sacro di 1500 anni pieno di acqua che si dice abbia proprietà curative e sarebbe stato un punto focale per le persone religiose della regione secoli fa. Il pozzo è stato trovato nel terreno di un antico monastero cristiano sull'isola di San Ivan, sepolto sotto oltre 4 metri e mezzo di detriti e macerie. L'isola era un luogo sacro per i traci durante il VII secolo e successivamente ospitò un enorme monastero, che divenne infine un monastero imperiale durante il XIV secolo. Fu demolito dai turchi ottomani nel 1629, causando l'occultamento e poi l'oblio del pozzo fino alla sua riscoperta nel novembre 2020.
Il pozzo, che è pieno di acqua fresca anche dopo tanti anni di sepoltura, sembra essere antecedente all'arrivo dei Traci, quindi l'identità di chiunque lo abbia costruito è sconosciuta. Statua dell'imperatore Traiano. Ecco un'altra statua proveniente dall'antica città di Laodicea a Denizli, in Turchia. Non c'è controversia o dubbio sull'età di questa statua o su chi rappresenti. È una scultura del grande imperatore romano Traiano, realizzata nell'anno 113. In termini di dimensioni e dettagli intricati, è uno degli esempi più notevoli di scultura della sua epoca. È stato anche un risultato notevole rimettere insieme tutti i pezzi. Quando la statua alta 3 metri è stata trovata, era in oltre 350 pezzi. Mostra l'imperatore in una posa tipicamente potente, con un soldato nemico che si accovaccia dietro di lui con le mani legate. A Traiano è attribuito il merito di aver espanso l'impero romano più di qualsiasi altro leader prima di lui e allo stesso tempo di aver arricchito il suo popolo. Data la natura dettagliata del volto della statua, è probabile che chiunque l'abbia creata abbia visto l'imperatore con i propri occhi. Interessante è che la statua presenta due grifoni sul petto dell'imperatore, che sono generalmente visti come rappresentazioni di Apollo. Apollo era il dio delle belle arti, quindi potrebbe essere che Traiano fosse un sostenitore delle arti o avesse un forte interesse personale in esse. Maschera di argilla antica. Torniamo in Bulgaria per dare un'occhiata a questa affascinante maschera di argilla antica, trovata nel sito di Provodia Solnitsata nel novembre 2020. Le teorie della cospirazione sugli alieni sono state rapide a sottolineare che la maschera non ha bocca, ha un naso minuscolo e grandi occhi a mandorla, facendola apparire simile al tipo di alieno normalmente descritto nelle storie di rapimenti alieni. Potrebbe però avere una spiegazione più terrestre. Questo antico insediamento è uno dei più antichi d'Europa e un tempo era al cuore del commercio del sale europeo durante l'era calcolitica. Quasi ogni hobby, sostanza e industria aveva la sua divinità dedicata migliaia di anni fa e l'estrazione del sale non era diversa. Secondo le antiche tradizioni romane, la dea del mare e delle acque salate era Salacia, e questa maschera è più probabilmente una sua raffigurazione piuttosto che una raffigurazione di alieni. Sebbene potrebbe non essere la prova definitiva di una visita aliena, che alcune persone credono che sia, rimane comunque un pezzo affascinante e unico di arte antica. Ci racconta quanto le persone dell'epoca pensassero che fossero gli dei, piuttosto che la vasta quantità di sale naturalmente presente a essere responsabili della loro prosperità. Casa d'infanzia di Gesù. Si dice che affermazioni straordinarie richiedano prove straordinarie, quindi lasciamo a te decidere se questa prossima presunta scoperta soddisfa tale descrizione. Qui vediamo una casa molto antica sotto il convento delle Suore di Nazareth in Israele. Negli ultimi 14 anni, il professor Ken Dark dell'Università di Reading in Inghilterra ha studiato la casa e ora si sente fiducioso nel dire che questa è la casa d'infanzia di Gesù Cristo. La struttura, che può essere datata al primo secolo, non è lontana dalla Chiesa dell'Annunciazione, il luogo dove, secondo le credenze cristiane, Maria fu informata che avrebbe portato in grembo il Figlio di Dio. La casa è abbastanza tipica della sua epoca, il che è coerente con l'idea che la famiglia di Gesù non fosse né particolarmente ricca né particolarmente povera. Ken Dark dice che la costruzione dei muri è coerente con qualcuno che sapeva un paio di cose sulla lavorazione della pietra. Giuseppe, come artigiano, corrisponderebbe a questa descrizione. C'è anche il fatto che qualcuno abbia ritenuto opportuno costruire una chiesa bizantina sopra la casa durante il V secolo, quindi il sito deve essere stato considerato significativo all'epoca. La chiesa era conosciuta come la Chiesa della Nutrizione, che è stata interpretata come un riferimento all'educazione di Cristo. Nulla di tutto questo è una prova concreta, ma certamente deve essere considerato come una possibilità. Tavoletta di Dispilio. Ci sono parecchi oggetti e manufatti che i loro sostenitori affermano presentino la scrittura più antica conosciuta sulla Terra, ma la tavoletta di Dispilio potrebbe essere l'articolo definitivo. Questo oggetto smentisce l'idea che gli antichi Sumeri abbiano concepito la scrittura 6.000 anni fa,
Ma non tutti gli archeologi sono a loro agio con l'idea di scuotere la cronologia della scrittura con una dichiarazione così audace. È per questo che la tavoletta ha attirato controversie sin da quando è stata scoperta in un lago vicino a Kastoria, nel nord della Grecia, nel 1993. Essendo di legno, la tavoletta può essere datata e si è dimostrato che ha oltre 7250 anni. Purtroppo, non avendo nulla a cui confrontarla, non è stato possibile tradurre il testo. Potrebbe contenere una profonda dichiarazione filosofica sulla natura della vita, oppure potrebbe essere la lista della spesa di qualcuno. A meno che non riusciremo a recuperare altri esempi della stessa scrittura, potremmo non saperlo mai con certezza. Questo significa che non sapremo mai chi l'ha creata. Potremmo riuscire a togliere il merito dell'invenzione della scrittura ai Sumeri, ma non sappiamo a chi assegnarlo invece. Canoa di Pesse. Ci sono molti scienziati che credono che la canoa di Pesse sia la barca più antica del mondo. È certamente la canoa più antica del mondo. I test di datazione al carbonio indicano che questa canoa è stata scavata e usata durante il primo mesolitico, tra gli anni 8040 e 7510 a.C. Ciò significa che la canoa potrebbe avere più di 10.000 anni. Oggi troverai la canoa di Pesse nel museo Drenthe di Assen, nei Paesi Bassi, ma fu trovata durante la costruzione dell'autostrada A28 olandese nel 1955, non lontano dal villaggio di Pesse, da cui il nome dell'artefatto. I manufatti di legno di solito non sopravvivono per 10.000 anni, ma questa è stata preservata perché intrappolata in una torbiera. Una volta c'era qualche speculazione sul fatto che la canoa fosse navigabile, ma quel dibattito si è concluso nel 2001, quando l'archeologo Jaap Beuker creò una replica esatta e la remò lungo un fiume. I segni lasciati sulla superficie della canoa, fatta da un tronco di pino silvestre, indicano che gli strumenti usati per scavarla erano fatti di selce e corna. Non conosciamo il nome della cultura che l'ha creata e probabilmente non lo sapremo mai. Stranezze nello stomaco degli squali. È un malinteso comune che gli squali abbiano un particolare gusto per la carne umana. Gli squali mangiano esseri umani molto raramente e non ci sono prove che suggeriscano che li cerchino specificamente. Inoltre, gli squali sono onnivori. Nel corso degli anni sono state trovate tutte le specie di cose nello stomaco degli squali. Questa palla di cannone, per esempio. La palla di cannone è stata trovata nello stomaco di uno squalo dai pescatori nelle Indie occidentali nel 1832. Tuttavia, c'è una svolta nella trama. Gli scienziati non pensano che lo squalo abbia mangiato intenzionalmente la palla di cannone. Pensano che qualcuno sia stato colpito dalla palla di cannone, sia caduto in acqua dopo la morte e sia stato successivamente mangiato, palla di cannone e tutto, dallo squalo. Abbiamo detto che gli squali mangiano persone molto raramente, ma non abbiamo mai detto che non succede affatto. Altri oggetti bizzarri trovati nello stomaco degli squali nel corso degli anni includono un intero cappotto di pelliccia, un bulldog ancora al guinzaglio e persino un'intera armatura medievale. Il ritrovamento dell'armatura è stato registrato dal naturalista francese Guillaume Rondelet nel XVI secolo. Concluse che lo squalo aveva scambiato l'armatura per una foca. Sarcophagus verde repatriato. Potresti aver visto il nostro prossimo manufatto nelle notizie di recente. È un insolito antico sarcofago egiziano e nel gennaio 2023 è stato restituito al Cairo dagli Stati Uniti d'America dopo una campagna per farlo rimpatriare. La cosa insolita del sarcofago è che la somiglianza della persona dipinta su di esso è verde, da qui il nome piuttosto semplice che gli è stato dato, il Sarcophagus verde. Sappiamo per chi è stato fatto il sarcofago. Era un sacerdote maschio e sappiamo anche quando è stato fatto. Era il periodo tardo dinastico, più di 2300 anni fa. La ragione per cui è stato restituito al Cairo è che è entrato negli Stati Uniti illegalmente. È stato saccheggiato da una necropoli ad Abusir anni fa, dopodiché è stato venduto a compratori in Germania prima di essere venduto di nuovo al Museo di Scienze Naturali di Houston nel 2013. Non c'è alcun suggerimento che il museo fosse consapevole che il sarcofago fosse stato saccheggiato. Non sarà stata una cosa facile per il museo rinunciarci. La maggior parte degli esperti concorda che il suo valore sia di circa $1 milione.
Teste di pietra di Aizanoi. Gli scavi archeologici sono in corso nel sito di Aizanoi, un'antica città in Turchia, da diversi anni. Hanno riportato alla luce alcune cose straordinarie e nel dicembre 2022 gli archeologi lì hanno fatto nuovamente una scoperta notevole, metaforicamente parlando, quando hanno trovato le teste di pietra decapitate di diversi dei greci. In particolare, hanno trovato le teste di Eros, Dioniso, Eracle e molte altre, poiché sono fatte di pietra. È difficile dire esattamente quando le sculture sono state create. Aizanoi è stata fondata durante i giorni del regno di Frigia nel periodo ellenistico. Fu controllata dai romani circa 2100 anni fa, ma la maggior parte dei suoi edifici monumentali fu eretta durante il III secolo. È molto probabile che le teste di pietra provengano da quel periodo. La città cadde infine in declino durante il VII secolo, con diversi edifici sull'antica collina del Tempio demoliti per fare spazio a una nuova cittadella. Tutte queste teste una volta sarebbero state attaccate ai corpi, ma i corpi non si trovano da nessuna parte. La decapitazione fu un atto deliberato, ma non sappiamo perché sia stata fatta. Scoperta di una nave elisabettiana. Nell'aprile 2022, i lavoratori della draga a Dengue Corridor nel Kent, in Inghilterra, stavano svolgendo il loro lavoro quotidiano quando hanno fatto una scoperta così sorprendente che è stata successivamente oggetto di un documentario realizzato dalla BBC. Si tratta di un grande relitto del XVI secolo e ha lasciato perplessi gli esperti quando è stato trovato, perché si trova a più di 300 metri nell'entroterra. L'imbarcazione dell'era elisabettiana non è stata ancora identificata, quindi è stata soprannominata la nave di Dungeness. Rimangono circa 100 travi dello scafo della nave, ma si pensa che fosse lunga 30 metri quando era completa. I controlli di datazione degli anelli degli alberi effettuati sui legni hanno rivelato che il legno usato per la costruzione della nave è quercia inglese, abbattuta tra il 1558 e il 1580. Dengue Quarry esiste come cava di ghiaia dagli anni 40 e la nave, presumibilmente, è stata lì per tutto questo tempo, quindi è notevole che non sia stata scoperta fino ad ora. Molto poche navi costruite durante il regno della famosa regina Elisabetta I in Inghilterra sono sopravvissute fino ai giorni nostri, quindi i resti dell'imbarcazione sono una preziosa risorsa archeologica. Scoperta del Cog di Varberg. La nostra prossima scoperta ci porta in Svezia, dove i relitti di due navi da mare del XIV secolo, conosciute come Cogs, sono stati scoperti a Varberg nella primavera del 2022. I Cogs sono stati trovati in un terreno destinato a un'indagine archeologica in vista della costruzione di un tunnel ferroviario. Il terreno è ora asciutto, ma durante l'era medievale questo era il litorale di una città. I Cogs di questo periodo sono scoperte rare e trovare due di essi così vicini è senza precedenti. Per rendere la scoperta ancora migliore, il più grande dei due Cogs è l'esempio meglio conservato del suo genere mai trovato in Svezia. Quasi tutto il lato sinistro della nave esiste ancora, misurando 20 metri di lunghezza e 5 metri di larghezza. C'è meno rimasto del Cog più piccolo, con solo una sezione dello scafo che misura 8 metri per 5 metri sopravvissuta. L'analisi dei campioni di legno indica che la nave più grande è stata costruita nel 1090-346 e quella più piccola nel 1090-357. Il legno proviene dalla Francia e dalla Polonia, quindi queste non erano navi locali. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il naufragio di entrambe o se i naufragi siano avvenuti allo stesso tempo. Mistero antico di Uluburun. Il relitto della nave di Uluburun si pensa abbia 3300 anni, ma nessuno lo sa con certezza. Si trova al largo della costa sud-occidentale della Turchia ed è considerato uno dei relitti più antichi del mondo, senza contare uno dei più ricchi. I subacquei di spugne turchi si imbatterono nel relitto per caso nel 1982, scatenando una frenesia di attività archeologica marina che portò al recupero di preziosi lingotti di rame insieme a contenitori di ceramica pieni di uva e fichi. Il design della nave suggerisce che provenisse da Cipro, anche se è possibile un'origine siro-palestinese.
C'è così poco legno rimasto che la datazione al carbonio è impossibile e quindi la stima di 3300 anni deriva da uno scarabeo d'oro inciso con il nome della regina egiziana Nefertiti. Date le sue dimensioni e la quantità di carico, è sicuro dire che sarebbe stata una perdita devastante per chiunque avesse pagato per farla navigare. Uno studio del novembre 2022 ha concluso che c'è così tanto bronzo a bordo che non poteva essere tutto destinato a un solo cliente, il che significa che potrebbe esserci stata una complessa rete commerciale nel Mediterraneo tutto quel tempo fa. È stato anche dimostrato che i lingotti di stagno trovati a bordo della nave provenivano da una remota miniera in Uzbekistan, aggiungendo ulteriore mistero. Statue di bronzo italiane. Se hai seguito le notizie di arte e cultura all'inizio di novembre 2022, potresti aver visto i resoconti di una straordinaria collezione di antiche statue di bronzo recentemente scoperte in Italia. Gli archeologi hanno trovato queste opere d'arte mentre scavavano nei bagni termali di San Casciano dei Bagni, non lontano da Siena. Le sculture erano nascoste sotto le piscine di acqua termale, preservate e protette da spessi strati di fango. Il sito è ancora alimentato dalle stesse sorgenti geotermiche che ispirarono gli Etruschi a costruire i bagni circa 2300 anni fa. La leggenda narra che il sito fu fondato per primo da Porsenna, il re etrusco di Chiusi, ma non ci sono prove a supporto di questa idea. I bagni divennero una popolare destinazione di svago durante l'era romana e erano un luogo preferito da Cesare Augusto. In totale sono state trovate 24 statue, tra cui una rappresentazione di Igea, la dea romana della pulizia. È stata trovata anche una statua di Apollo, così come raffigurazioni di vari imperatori, donne e bambini. Sembra che le statue siano state seppellite di proposito, ma non abbiamo idea del perché. Scrittura basca più antica. Nel 2021, un manufatto di bronzo noto come la Mano di Irulegi è stato portato alla luce presso il Castello di Irulegi a Navarra, in Spagna. Il castello in rovina fu costruito durante l'età del ferro e si pensa che la mano di bronzo abbia circa 2100 anni. Storici ed esperti di linguistica lo stanno studiando da quando è stato trovato a causa dei simboli incisi sulla sua superficie e nel novembre 2022 alcuni di loro sono giunti a una conclusione sorprendente. Questi simboli sono infatti il più antico uso conosciuto della scrittura basca. Solo la prima parola è stata tradotta finora, ma gli esperti sono convinti che sia Sorioneku, che si traduce in buona fortuna. È possibile che le restanti parole sulla mano siano riferimenti a antichi dei baschi o forse a luoghi sacri conosciuti dalla gente dell'epoca, ma non a noi oggi. La cultura responsabile della creazione della mano di bronzo era quella dei Vasconi, che erano gli antenati dei moderni baschi. Non sappiamo quando adottarono o crearono questa lingua iberica, ma ora sappiamo che ciò accadde almeno 2100 anni fa. Mosaico troiano siriano. Ecco una straordinaria scoperta dell'ottobre 2022. Si tratta di un enorme mosaico risalente all'era romana della Siria, contenente pannelli che raccontano la storia della guerra di Troia. È una scoperta notevole, resa ancora più straordinaria dal fatto che è sfuggita per un pelo a essere frantumata e venduta sul mercato nero dai terroristi. Il mosaico ha 16.000 anni ed è stato trovato all'interno delle rovine di un edificio del IV secolo ad Al-Rastan. Copre un'incredibile superficie di 120 metri quadrati. Si pensa che sia stato trovato per la prima volta nel 2015 e sequestrato da Daesh, che controllava i territori nella regione in quel periodo. Nel 2017 un rappresentante del gruppo mise in vendita il mosaico, ma fortunatamente fu acquistato da imprenditori libanesi che ne riconobbero l'importanza e lo donarono allo Stato siriano nel 2022, quando fu ritenuto sicuro farlo. Nonostante rappresenti la guerra di Troia, il mosaico non contiene raffigurazioni di Achille o del cavallo di Troia. Gli storici contemporanei sono sempre più convinti che Achille fosse una figura mitica e che il cavallo di Troia fosse una descrizione metaforica delle tattiche ingannevoli impiegate dai soldati greci durante la guerra. Codice Grolier. Il codice Grolier suona come il più recente successo cinematografico di fantascienza.
In realtà è uno dei documenti più complessi mai trovati dagli archeologi. È così insolito che gli scienziati hanno discusso per anni sulla sua autenticità. Ora tutti hanno dovuto accettare che è autentico. Il codice Grolier è in realtà un calendario, appartenente alla misteriosa civiltà Maya, e fu creato e aggiunto tra gli anni 1021 e 1154. Fu trovato in Messico. Quando i conquistadores spagnoli arrivarono lì, distrussero ogni artefatto appartenente ai Maya che poterono trovare. Quasi nulla sopravvisse, ma questo sì, ed è ora il più antico documento Maya conosciuto sopravvissuto. È anche il libro più antico delle Americhe. I simboli glifici sono difficili da tradurre, ma gli esperti credono che, oltre a fungere da calendario, faccia anche previsioni per il futuro. Dato che i Maya erano noti per le loro profezie apocalittiche, forse è meglio non scoprire mai cosa dice. Nel 2018 il codice Grolier è stato ufficialmente rinominato Codici Maya de Mexico. Tomba ottagonale murata. Ci dirigiamo in Cina per la nostra prossima scoperta. È una tomba dalla forma ottagonale risalente all'era mongola, costruita a Yangquan circa 700 anni fa, e i murales dipinti sulle sue pareti raccontano storie inquietanti. Il tetto a forma di piramide è coperto da immagini del sole, della luna e delle stelle, tutte abbastanza normali per l'epoca, ma uno dei murales racconta la storia di genitori che tentano di seppellire vivo il loro bambino. Gli altri murales sono curiosi perché raffigurano persone che indossano abiti mongoli, anziché i tradizionali abiti cinesi dell'epoca. È possibile che la scena della sepoltura del bambino non sia così sinistra come sembra a prima vista. C'è una leggenda cinese antica su un uomo chiamato Guo Ju. Lui e sua moglie si prendono cura del loro figlio e della madre di Ju, che è malata. Non hanno abbastanza denaro e cibo per provvedere a entrambi, quindi decidono di seppellire il figlio e salvare la madre. In cambio di questo apparente buon gesto, gli dei li ricompensano con la scoperta di monete d'oro quando cercano di scavare un pozzo per ottenere acqua. Ora sono ricchi, quindi dissotterrano il loro figlio e vivono felici e contenti. Che leggenda bizzarra! Santuario di Artemide. Nel 2017 gli archeologi hanno confermato di aver scoperto il santuario perduto di Artemide Amarintia sull'isola greca di Eubea. Alcuni mesi dopo la scoperta c'erano timori che il team avesse affrettato le conclusioni, ma fortunatamente per loro ulteriori scoperte nel 2018 hanno aiutato a confermare che la loro proclamazione originale era corretta. Sul sito i team hanno trovato un paio di gallerie che definiscono la forma del tempio, sia a est che a nord, oltre ai resti di una fontana sacra. Queste scoperte completano alcuni dei ritrovamenti del 2017, inclusi l'altare del tempio, una figurina religiosa di quarzo e rame e, soprattutto, pezzi frantumati di una statua di Artemide. Una nuova base di scultura è stata trovata nel 2018 e su quella base sono incisi i nomi di Artemide, Leto e Apollo. La ragione per cui il sito è così difficile da identificare è che il tempio fu praticamente obliterato 2100 anni fa. Sebbene, curiosamente, ci siano segni che il culto religioso continuò a svolgersi tra le rovine fino a 300 anni dopo. Forse il sito non ha mai smesso di essere sacro, anche come rovina. Trappole per mammut. Tendiamo a pensare ai mammut lanosi come a reliquie del mondo antico, molto simili ai dinosauri. Questo non è del tutto accurato. Anche se è vero che esistevano molto tempo fa e sono ora estinti, una volta vivevano contemporaneamente ai primi esseri umani e ora abbiamo la prova che i primi esseri umani li cacciavano per la carne e per la loro pelliccia. Possiamo affermarlo con certezza grazie alla scoperta di 14 scheletri di mammut lanosi in una fossa a Toltepec, a nord di Città del Messico, che gli esperti ritengono siano stati costruiti deliberatamente come trappole per mammut dai nostri antichi antenati. Se hanno ragione, questo cambia il modo in cui pensiamo al rapporto tra esseri umani e mammut. In passato si era sempre pensato che gli umani uccidessero i mammut solo se ne trovavano uno ferito o intrappolato per caso. Le dimensioni e le forme delle fosse, che risalgono a 15.000 anni fa e furono scavate quasi 1,80 m di profondità, indicano che devono essere state scavate deliberatamente e quindi quei primi cacciatori umani erano un po' più intelligenti e ingegnosi di quanto pensassimo in precedenza.
Mosaico antico del polpo. Se sei interessato all'archeologia, siamo sicuri che avrai visto alcuni interessanti murales greci antichi, ma forse non murales greci antichi, che assomigliano a questo. È un mosaico di ciottoli ed è stato progettato a forma di polpo. Il mosaico è stato trovato in un vecchio bagno pubblico ad Arta, in Grecia, ma lo precede di una notevole distanza. Il bagno pubblico ha 2400 anni ed è stato costruito quando Arta era conosciuta come Ambrachia, ma sembra che possa essere stato costruito sopra un mosaico che era già vecchio di un paio di secoli. I ciottoli nel mosaico, che ha un diametro di 3,60 m, erano fatti di ciottoli di fiume e non erano dipinti né trattati in altro modo prima di essere posizionati. Il polpo è la star dello spettacolo, ma ci sono anche raffigurazioni di un cigno, un delfino e una figura tradizionale di Cupido. Il significato della scena è sconosciuto, ma non c'è nulla che dica che abbia mai avuto un significato specifico. Chiunque lo abbia commissionato o posseduto potrebbe semplicemente aver pensato che fosse bello. Sandali ippopotamo romani. Il sito dell'antico forte romano di Vindolanda, vicino a Hexham nel Northumberland in Inghilterra, si è rivelato una ricca fonte di scoperte per gli archeologi negli ultimi tempi. Gli sforzi di scavo sono in corso e nuove scoperte vengono fatte quasi ogni settimana. Alcuni dei manufatti più notevoli recuperati da Vindolanda recentemente sono questi sandali ippopotamo, un antico tipo di ferro di cavallo romano. I quattro ferri equini sono così ben conservati che possiamo ancora vedere il battistrada, un dettaglio aggiunto ai ferri per impedirne la caduta dai piedi del cavallo. Gli archeologi sono stati in grado di datarli al primo secolo. 9 forti romani furono costruiti a Vindolanda nel corso dei 500 anni in cui i romani rimasero qui, con ogni legione appena arrivata che costruiva sopra i resti del lavoro dei loro predecessori. Questo rende il sito complicato da esplorare e scavare, ed è per questo che il lavoro sta richiedendo tanto tempo. Questo è un promemoria di quanto a lungo sia durata la collaborazione tra uomini e cavalli. Sebbene i ferri di cavallo di oggi siano probabilmente molto più confortevoli per l'animale rispetto a questi strani oggetti. Ness di Brodgar. Le isole Orcadi, che si trovano al largo della costa nord della Scozia, sono state costantemente occupate per decine di migliaia di anni. Sull'isola di Orkney stessa si trova il Ness di Brodgar, uno dei siti archeologici più importanti d'Europa. Ha rivelato innumerevoli manufatti preziosi nel corso degli anni, ma il tesoro emerso nel 2018 è stato particolarmente impressionante. In quell'anno, gli archeologi hanno trovato più di 30.000 pezzi di ceramica, le ossa di alcuni dei primi abitanti dell'insediamento, strumenti fatti di pietra e osso, e un'ascia sorprendentemente lucida dell'era neolitica. L'ascia è una delle due asce di pietra levigata recuperate dal sito, ma una è molto più lucida dell'altra, nonostante entrambe mostrino chiari segni di danni dovuti all'uso estensivo come strumenti. Gli edifici che un tempo si trovavano qui avevano lastre di pietra come tetti, ma i tetti erano sostenuti da travi di legno. Forse questa ascia fu utilizzata nella costruzione di quelle travi più di 5.000 anni fa. Gli storici non conoscono il nome dell'insediamento, ma deve essere stato strategicamente importante, perché era circondato da mura di pietra spesse 1,80 m. Tesoro reale dei Saka. Gli archeologi hanno fatto una scoperta epocale quando hanno trovato un tumulo funerario tra le remote montagne del Kazakistan nel 2018. Lì, sull'altopiano di Sasi, hanno trovato più di 3.000 oggetti di gioielli in oro e pietre preziose che si ritiene appartengano ai monarchi e alla famiglia reale del popolo Saka, che una volta viveva nella regione. La collezione è stata descritta come inestimabile e ha circa 2.800 anni. Le montagne del Tarbagatai sono difficili da raggiungere e coperte da un terreno aspro, il che probabilmente le rendeva un luogo eccellente per seppellire persone di alto rango, con la certezza che le loro tombe non sarebbero mai state profanate o derubate. O almeno, non fino a quando gli archeologi non sono arrivati quasi 3 millenni dopo. Gli oggetti recuperati finora includono placche, catene, collane d'oro, piatti d'oro e campanelli decorativi d'oro.
Forse più impressionanti di tutte queste scoperte sono le minuscole perline d'oro che una volta erano fissate agli abiti, che mostrano un livello di microsaldatura che oggi avremmo difficoltà a replicare con tutta la nostra tecnologia moderna. Questo suggerisce da solo che i Saka fossero molto più di un ramo nomade degli Sciti, come alcuni storici li considerano. Cittadella di bronzo di Sant'Ana. Sembra che il 2018 sia stato un anno particolarmente buono per gli archeologi di tutto il mondo, perché è stato anche l'anno in cui hanno trovato una enorme cittadella dell'età del bronzo a Sant'Ana, nella contea di Arad, in Romania. La cittadella, o meglio ciò che ne resta, è più grande dell'antica città di Troia. Non si vede molto a livello superficiale, ma indagini magnetiche e tecniche simili hanno rivelato dettagli impressionanti e visibili, come i resti di un fossato profondo 4 metri che circonda un terrapieno che un tempo era alto 21 metri. All'interno del massiccio terrapieno di terra si trovava un intero palazzo, lungo più di 90 metri e largo oltre 40 metri. Tutto all'interno del palazzo sarebbe stato fatto di argilla, fango e legno. Basandosi sulle tecniche di costruzione evidenziate nel lavoro, più prove scientifiche dal Grand, è possibile dire che la cittadella è stata costruita 3.400 anni fa. Per fare un confronto, l'antica Troia copriva un'area di 29 ettari al suo apice. La cittadella di Sant'Ana copre un'area di 89 ettari. Il grande enigma qui è perché non ci siano registrazioni storiche dell'esistenza di un luogo così vasto. Monumento di Episcopi. Circa 1800 anni fa, una nobildonna greca fu vestita con tutti i suoi più bei gioielli d'oro e poi sepolta in un monumento in stile romano sull'isola di Sikinos. La sua tomba è stata finalmente riscoperta dagli archeologi nel marzo 2018 e tutti i suoi splendidi gioielli erano ancora lì per gli esperti da trovare. È raro trovare una tomba come questa che non sia stata presa di mira dai saccheggiatori, il che rende questa scoperta particolarmente preziosa. Grazie a un'iscrizione funeraria sul monumento, sappiamo che questa donna si chiamava Neiko. Come sia riuscita a sfuggire alla rilevazione per tanti anni è un mistero, perché la tomba si trova all'interno della volta del Monumento di Episcopi. È un sito ben noto agli archeologi e si pensava fosse stato già completamente esplorato. Ora si pensa che l'intero monumento possa essere stato costruito specificamente per proteggere questa tomba. La storia non ci dice chi fosse Neiko, ma chiaramente era molto ricca. È stata sepolta con una collana d'oro, braccialetti d'oro massiccio, una splendida fibbia in cameo e una serie di vasi in metallo e vetro. I ricercatori sperano di scoprire di più su di lei, ma sono ancora nelle prime fasi della loro ricerca. Sacrificio di un bambino azteco. Il sito azteco di Templo Mayor a Città del Messico, in Messico, ha prodotto molte scoperte archeologiche nel corso degli anni. Molte di queste scoperte sono macabre e sanguinose, ma alcune sono più sanguinose e macabre di altre. Nel luglio 2018, gli archeologi hanno confermato la scoperta dei resti di un bambino proprio ai piedi di Templo Mayor. Il bambino non è morto di morte naturale. Infatti, gli archeologi sono abbastanza sicuri che sia stato vittima di un sacrificio umano. Se così fosse, questa è la seconda scoperta del genere nell'area. La prima avvenne nel 2005. La vittima era di sesso maschile e aveva tra gli 8 e i 10 anni al momento della morte. Se fosse stato sacrificato, è probabile che sia stato sacrificato a Huitzilopochtli, il dio della guerra azteco. L'atto sarebbe avvenuto durante il XV secolo, molto probabilmente durante il regno di Ahuizotl. L'indizio è la corazza di legno che il bambino indossava quando fu sepolto. Si chiama Nahuatl ed è associata al dio della guerra. Due ali di uccello furono sepolte con il ragazzo, considerate un segno di sacrificio umano basato su altri noti sepolture sacrificiali associate agli Aztechi. Mosaici romani di Leicester. Ovunque andassero i romani nel mondo antico, lasciavano dietro di sé splendidi mosaici. Il Regno Unito, che fu occupato dai romani per quasi 4 secoli, ha più mosaici di quasi qualsiasi altro luogo in Europa, ad eccezione dell'Italia stessa. Alcuni dei loro migliori lavori in mosaico sono stati esposti al pubblico a metà del 2018 dopo essere stati scoperti a Leicester, in Inghilterra.
I mosaici furono scoperti insieme a dozzine di pezzi di ceramica rotta e persino a qualche antica arma, quando due ex siti industriali vicino a High Cross Street e Great Central Street nella città furono scavati. Splendidi mosaici romani sono stati trovati a Leicester in passato, ma quando questi furono scoperti, furono salutati come i migliori degli ultimi 150 anni. Nel passato lontano, i mosaici avrebbero costituito i pavimenti delle stanze di una grande villa. La vita nella villa sarebbe stata confortevole. Gli archeologi trovarono anche forcine per capelli, perline, spille, monete e pezzi di gioco che presumibilmente appartennero ai suoi precedenti proprietari. Le terme romane della città sarebbero state a pochi passi da qui, quindi probabilmente questa era una zona residenziale di pregio durante l'era romana. Misterioso sarcofago nero. Ci sono così tanti manufatti antichi sepolti in Egitto che potremmo non trovarli mai tutti. Anche se centinaia di siti archeologici nel paese sono stati completamente scavati nel corso degli anni, c'è sempre uno nuovo per gli esperti da esplorare. E un sarcofago che è emerso in un cantiere di costruzione ad Alessandria nel 2018 è l'ultimo grande esempio. Il sarcofago nero, vecchio di 2000 anni, risale al periodo tolemaico ed è stato trovato a 5 metri sotto il livello del suolo dai lavoratori del Supremo Consiglio delle Antichità a Sidi Gaber mentre costruivano nuovi uffici nell'area. Il sarcofago è ancora sigillato, ma un busto pesantemente deteriorato trovato accanto ad esso avrebbe potuto fornire un indizio su chi fosse l'occupante se fosse stato in condizioni migliori. Purtroppo, il tempo e la natura hanno eroso il busto molto gravemente. Solo le persone ricche di quell'epoca sarebbero state sepolte in un sarcofago così pesante di granito nero, ma quando il sarcofago fu aperto, non furono trovati ulteriori indizi. Contiene tre scheletri e un sacco di liquido sporco. Disgustosamente, quando il sarcofago fu aperto, alcune persone iniziarono una petizione su internet perché volevano essere autorizzate a bere il cosiddetto succo di ossa al suo interno. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!